Salve a tutti, un altro video incredibile, due video in una settimana e festa. Allora, questo video lo realizzo prima cosa per ringraziarvi come ogni volta per tutto, soprattutto per l'app che sono ancora assolutamente incredula del fatto che in 5 minuti sono stati venduti tutti gli Atame. E poi, siccome mi chiedete sempre tante cose, cioè in privato sì, scambiamo quattro chiacchiere per quanto riguarda l'ordinazione, la personalizzazione di tante cose, però alla fine si instaurano anche bellissimi rapporti di amicizia, alcune persone poi mi aggiungono anche sul mio profilo privato e comunque si chiacchiera. E chiacchierando, chiacchierando escono un sacco di domande. Domande anche frequenti della stessa natura, di cose simili. E quindi ho pensato, siccome ormai tutti gli youtuber fanno questa cosa del domandare agli youtuber delle cose, io non lo faccio perché concretamente sono una youtuber famosa, ovviamente alla fine sono una ragazza normalissima di 22 anni, come tutti i ragazzi normalissimi di 22 anni qua al mondo. Però siccome mi fate spesso le stesse domande, non perché io mi scoccio di rispondervi, ecco adesso mi sto impappinando, ma perché comunque volevo anche avere un approccio diretto. Infatti ho messo anche guardo di là perché c'è il computer, su Facebook, sulla pagina ho scritto un post con un hashtag che si chiama, oddio, ho già dimenticato, Momento Video YouTube, che penso che da oggi in poi utilizzerò, perché sia in privato che sotto il post, vabbè, sotto il post di meno, più in privato, mi sono arrivate delle domande a cui rispondere. Quindi ho pensato, perché non fare una specie di rubrica in cui rispondo alle domande, che questa è la cosa più banale e strafatta di tutti, però chi se ne frega, alla fine ci piacciono anche le cose banali oltre che le cose originali. E quindi ho un po' di domandine che ho scritto, perché altrimenti me le dimentico. E ci tenevo anche a parlicchiare un po' in generale di come è andato l'app, del fatto che vorrei farne altri e tanto altro. Allora, iniziamo con la prima domanda. Alcune mi hanno chiesto di rimanere anonimi, alcuni, oh mio Dio, io ho chiesto, ma alla fine non è che apparite voi, diciamo. Però alcuni hanno chiesto che potevano mettere magari il commento, alcuni no. Io comunque chiedo sempre in modo che non abbiamo problemi. La prima, quando nasce il fuso della strega? E ce la fa Elena. Allora, il fuso della strega nasce marzo del 2013, adesso il giorno non me lo ricordo precisamente, mi sembra il 21, mi sembra. E la nascita in realtà di questa pagina è un po' strana, nel senso che ho avuto già un negozio totalmente mio che andò male, tremendamente male, e lavoravo su roba tipo Fimo e cose così, ma semplicemente perché quando ero più piccolina, avevo 15 anni, mia madre mi regalò un lotto di 50 euro di Fimo perché diceva: tu sei brava, potresti metterti a fare queste cose. Al tempo il Fimo era ancora non conosciuto tantissimo, quindi mi misi a fare questa cosa. Mi creò papà una valigetta tipo quella quelli che vendono le cose per strada, CD e cose così. E io il Natale dei miei 15 anni feci una bancarella abusivissima per strada, poi mi feci anche un bel po' di cose, quindi diciamo che la stoffa della venditrice ce l'ho sempre avuta. E comunque ho iniziato così, diciamo che io ho sempre fatto cose creative, cioè non è che è nato col fuso della strega. Infatti con l'università poi è esploso tutto perché ho potuto scegliere quello che mi piaceva fare, quindi mi sono data da fare. E subito dopo questa pagina flop, che è durata molto poco, ne ho creata una con un'altra ragazza, che però ho scelto di prendere la mia strada, è stato comunque meglio così. E poi è nato il fuso della strega, che è nato sostanzialmente tramite un gruppo di baratto, se non mi sbaglio, perché feci le mie prime ideine, perché è nato così alla fine il fuso. Appunto il fuso della strega, perché erano cose di cucito, e le ragazze che vedevano queste idee dicevano: ah, ma come sono belle, secondo me dovresti crearti un negozio, secondo me dovresti crearti un negozio. 2 anni fa ancora non era così diffuso il fatto di aprirsi un negozio, e così è nato. E tutti mi chiedono: ma perché si chiama il fuso della strega? Perché prima cosa sono una grandissima fan Disney, e quindi il fuso della strega è il fuso della strega e della Bella Addormentata nel bosco. Sembra un po' banale, ma io sono molto legata comunque a questi film qua, perché sono stati molto importanti quando io ero più piccolina.
E poi appunto perché comunque era una cosa legata al cuscito, quindi ho pensato bene di... Sono nati tanti di quei nomi prima di arrivare al fuso della strega, erano tipo l'ago della strega, il filo della strega, tutte queste cose così, poi fortunatamente abbiamo scelto il fuso della strega. E quindi è nato il 21 marzo, sono andata a ricontrollare, del 2013. Poi Vania, che mi ha scritto nello stato, mi chiede che legno usi per i tuoi lavori e che strumenti... Per realizzare le tue creazioni. Allora, il legno è legno di pioppo, è praticamente compensato di pioppo sostanzialmente. E forse ve lo riesco anche a far vedere. Ho questa bellissima boom, la gabbia. C'ho questa bellissima asse di legno che ho preso proprio oggi dal mio falegname di fiducia che ormai mi conosce. Perché devo fare un lavoro per me e basta per il momento, voglio un attimo prendere le distanze dal legno. Però vabbè, questa è una cosa che voglio fare proprio poi, al massimo vi metterò la fotografia. Come strumenti, oddio, io non è che utilizzo questi, cioè alla fine il mio strumento sono le mie mani. Per il legno, per esempio per gli atami che ho fatto, ho utilizzato in primis acrilici e smalti vari per quanto riguarda la decorazione e un colore per il legno che in questo momento non ho, che serve per invecchiare il legno. E per invece la realizzazione vera e propria ho sostanzialmente ricavato da un asse di legno grattando, scolpendo con attrezzini che non so come si chiamano, perché dovete sapere che io ho mio padre che adoro, perché mio padre ha tipo il magazzino più pieno di attrezzi che possa esistere. Siccome lui si diverte col modellismo nautico e queste cose così, io sfrutto di conseguenza i suoi apparecchietti. Infatti, la lavorazione del legno vero e proprio non nasce immediatamente nel fuso della strega, perché comunque lui ha comprato una vera e propria macchinona che peserà almeno 20-30 kg. Infatti, mi dà una mano mio fratello a prenderla. E tramite quella tagliatrice io poi intaglio, perché tutte le cose che vedete in legno intagliato lo faccio tutto io, anche se a volte ho letto su internet alcune persone che si divertivano a mettere voci false su di me, che in realtà non le faccio io queste cose, ma vi assicuro, le mie manine, anche se non sono comunque totalmente distrutte, lo possono dimostrare. Comunque, per quanto riguarda il pirografo, per esempio, voi vi stupirete che non ho, cioè ce l'ho il pirografo professionale, ma lo odio, nel senso che l'ho utilizzato per una fiera e basta. Il mio pirografo è uno di quei pirografi che tu veramente trovi dal ferramenta, io l'ho pagato 10 euro, ma io mi trovo una favola, veramente. Bellissimo. E sto a posto così. Quello là professionale mi si ruppe, tra l'altro, perché volevo cominciare a sperimentare le sfumature del legno, perché alla fine sì, secondo me una pirografia è bella ed è calcolabile nel momento in cui ci sono sfumature e nelle mie non ci sono, perché comunque sono ancora alle prime armi e ho ancora tanto 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 da imparare. Poi Martina ci chiede quanto tempo dedichi al fuso. Oddio, quanto tempo dedico alla mia vita? Nel senso che per me questo sì è un lavoro, è diventato col tempo un lavoro, però alla fine io non riuscirei a vivere senza creare. Cioè, per me non... Cioè, vi faccio vedere, ancora non è finito, l'ho soltanto colorato, ma devo ancora finirlo. Questo è il mio mobiletto dove tengo tutte le cose. Cioè, per farvi capire, non riuscirei a non creare, a non decorare. Più parte di me, come se stessi, non lo so, senza far niente dalla mattina alla sera, quindi per me è impossibile non creare. Quindi, indipendentemente dal fuso, non dal fuso, dalle commissioni che continue sulla pagina, che devo dire la verità, quest'estate non mi hanno lasciato neanche 2 secondi per portare avanti i miei progetti personali. Infatti di questa cosa me ne dispiace un po', perché comunque alla fine sì, mi fa molto piacere riuscire a prendere tante commissioni, però non voglio neanche poi rimanere impantanata. Voglio comunque cercare sempre di migliorare, sempre di fare cose nuove sulla pagina, perché poi mi rendo anche conto che uno dopo un po' si scoccia. Cioè io mi scoccerei di stare a seguire una che crea dalla mattina alla sera se non facesse anche cose interessanti. Non che a me sono questa cosa interessante, voglio dire. E quindi quanto tempo dedichi al fuso? Facciamo, se dormo 8 ore e prendo 2 ore per me di nulla facenza, il resto è fuso della strega.
Ma perché ormai io, boh, vivo in funzione di questa cosa, che può sembrare brutto e maniaco, però, cioè, al mio compleanno, appunto, per esempio, mi faccio regalare gli attrezzi per lavorare. Cioè, non, perché per me è di più di un lavoro, è comunque è portare avanti ciò che mi piace, sostanzialmente. Hai mai pensato di fare una collaborazione con altre creative? Francesco? Caro Francesco, tu non hai idea che cosa significa fare una collaborazione con altre creative. Perché adesso parliamoci chiaro, io sono, penso che l'abbiate capito, che sono penso la persona più schietta e quindi anche scomoda del mondo. Io adoro e ho la mia cerchia di amicizie, come è giusto che sia, e non è neanche poi giusto andare tutti quanti d'accordo, però purtroppo nel mondo creativo, qua in Italia, c'è una concorrenza e una cattiveria gratuita schifosa. È orribile, io infatti ormai ho smesso di entrare su Facebook, entro soltanto per leggere e scrivervi, e veramente ormai tutta la mia vita è in funzione vostra praticamente. Ma se passo un'ora, ma neanche mezz'ora, per me sul mio profilo privato è tanto. Infatti se per caso a volte mi scrivete non vi rispondo, non me la prendete, ma semplicemente non guardo. E sì, ci ho provato a fare collaborazioni con altre creative, a volte sono andate bene, ho collaborato con una mia amica che si chiama Daphne che faceva dei disegni bellissimi ed è andata benissimo. E io avevo anche pensato di fare un progetto tipo, che ne so, siamo 10 creative, io creativa mando una cosa a te, una cosa a te, una cosa a te, e un'altra creativa manda delle cose a me e ci facciamo le recensioni. Avevo anche pensato a questa cosa. Il problema sostanziale è che purtroppo non, boh, non lo so, le persone sono un po' strane, quindi qualunque creativa che sente questo mio messaggio, se volete fare degli scambi per fare delle recensioni o per, non lo so, anche soltanto per dire cavolo, sappiamo fare tutte e due cose creative, perché non facciamo, non lo so, uno scambio creativo? Vabbè, anche perché io sono molto per i baratti e queste cose così, però la vedo difficile. Io mi rendo anche conto che ho una personalità molto forte, quindi non riuscirei magari a stare in delle regole precise, probabilmente. Quindi mi rendo anche conto che è colpa mia che non riesco a fare questi app creativi. Però no, no. Ah, e poi feci una volta un'app bellissima che non mi ricordo con chi lo feci, che mettemmo dei. Fu bellissimo quello, però avevo totalmente dimenticato. Mettemmo un tema e ognuno faceva delle creazioni. Quello fu bellino, quella cosa. Infatti, secondo me, se si collaborasse si potrebbero fare tante di quelle cose veramente che non si ha idea. Poi, ultima domanda. Non so se può definirsi una domanda, ma hai un indirizzo dove contattarti? Ti piacerebbe una corrispondenza? Questa è di Alice. Cara Alice, vabbè che ad Alice già ho risposto tramite messaggio privato. Sì, ho il mio indirizzo di casa e sono una di quelle persone che adora ricevere lettere, ricevere cartoline, scambiare cose tramite poste e cose così. Quindi se volete scrivermi, se vogliamo iniziare una corrispondenza, visto che a me piace veramente tanto, potete scrivermi qui sotto o sulla pagina. E magari iniziamo questa corrispondenza, visto che oltre il lavoro comunque c'è anche questo. E che altro dire? Inauguro questa rubrica, se vogliamo definirla così, che non so quanto andrà avanti, perché alla fine non so quanto possa essere interessante la mia vita o quante persone possano essere interessate a sapere i fatti miei. Però ogni volta che ricevo domande, quando ne ricevo diverse, allora poi magari faccio il video. Perché comunque mi sembrava carino fare un video, siccome avevo 5 minuti, ho detto tanto vale che lo faccio. E per il resto, sicuramente vedrete un video la settimana, non vi prometto se la settimana prossima o la settimana dopo, perché sarò al Pagan Pride a Roma il 19, quindi chi c'è c'è, chi non c'è mi manda comunque un bacio. E se volete ci incontriamo lì, non abbiate vergogna di dire ehi ciao, sei tu, non sei tu, perché comunque alla fine sono una ragazza normalissima. E poi spero di girare altri video e sono contenta che mi avete risposto in tanti su quella cosa dell'evento o comunque del fare eventi perché comunque mi è piaciuto molto come è andato l'app. Quindi vorrei proporne altri, non con Yatame perché con Yatame mo già sono piena di commissioni, ci avrò 30 ordini e che devo comunque scandagliare perché altrimenti non ce la farò mai a farli tutti. Però mi fa piacere perché comunque avevo altri progettini in mente e magari vediamo di realizzarli. Non vi prometto se subito, se perché altrimenti, cioè, secondo me se ne parlerà almeno per dicembre.
dire poi, c'è il giveaway il 15 e sto organizzando una lotteria di Natale. Sì, già ci sto pensando. Vedete che io c'ho progetti a lungo termine. E quindi questo, vi lascio un bacio e se volete scrivetemi altre domande qui sotto, altre domande in privato, se siete timidi non mi fate domande, però se poi non vi lamentate che non vi rispondo. E questo, vi ringrazio ancora, non so come, per tutto quello che è successo la sera di lunedì, perché io tipo ho refresciato la pagina ed erano già tutti venduti e sono rimasta così, ho iniziato a urlare che quella poverina ha iniziato a sbattere praticamente a destra e a sinistra sulla gabbia perché non ha capito che cosa fosse successo. Sono andata giù perché poi qui è un soppalco, camera mia sul soppalco. Ah, vi farò anche il video di camera mia prima o poi perché me l'avete richiesto. Sono scesa giù, papà, ho venduto tutti gli atami. E lui, ma che stai dicendo? Papà, ho venduto tutti gli atami. Ma che stai dicendo? Mi sta ad urlare, quindi va bene così. Tra l'altro ne sono partiti 4 stamattina, è stato come dar via un pezzo di cuore, però vabbè dai. Ok, basta chiacchiere, un bacione. Muah!